Babook. Babook è un evento, per chi non lo sapesse, un ciclo di eventi che nascono. Mi sono trovata per le Olimpiadi Giovanni. Mi sono fatta seduta. Siamo ragazzi che io sono Elisa e insieme ai ragazzi di Babilonia, Valeria e Christian, organizziamo un ciclo di eventi che si chiama appunto Babook. Questi eventi nascono con l'intento di mettere in circolo le idee riguardo una passione comune che è appunto la letteratura. Solitamente organizziamo le serate in base a dei temi, non proponiamo mai un libro specifico, un autore specifico, proprio per dare la possibilità a tutti o a quante più persone vogliano di interagire, di portare le proprie idee, di scambiarsi idee. E qualche volta ospitiamo qualche scrittore e questa sera c'è Matteo che presenta il suo libro, la sua trilogia poetica, insomma, anche un po' in prosa ho visto, una sorta di antologia direi, che si chiama Non si esce sani dagli anni 10. E io gli lascio la parola e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie di essere qui. Non è facile insomma arrivare in una città in cui ho poche conoscenze, insomma tutta questa gente. I temi del mio libro sono molteplici, come già ha detto la ragazza che ha introdotto. Il mio libro si intitola Non si esce sani dagli anni 10 ed è una siloge poetica. Dal punto di vista della forma è composta di poesie alternate da parti in prosa. Ho scritto prima le poesie si leggono diciamo più lentamente della prosa, che invece seppure è molto più ritmata. Penso risenta un po' diciamo delle influenze di prosatori che a me piacciono tanto, come sono quelli della Big Generation, ad esempio Kerouac e Burroughs. E poi ci sono le poesie che invece interrompono questo ritmo della prosa e invitano il lettore, per così dire, a fermarsi un attimo. Uso questa metafora per spiegare quello che voglio rendere al lettore. È come se la parte in prosa fosse, diciamo, il mondo, il mio mondo, che sicuramente in parte anche un po' il vostro, e invece la poesia che interrompe la prosaicità del mondo, no? E allora c'è il lettore che si inoltra nel mio mondo caotico, confusionario, e a un certo punto, come se trovasse dei post-it sul monitor del computer, sulla terra, nel cielo, viene interrotto da questi post-it, e su questi post-it ci trova delle poesie. Poesie di me che gli dico: aspetta, fermati un attimo, guarda, adesso leggi che cosa voglio dirti. Questo era un po' l'effetto che volevo creare, per questo ho mischiato poesie e prosa. Stasera qui con me, questa per darvi un'idea diciamo della forma del libro e dell'effetto generale che volevo dare. Poi, per quanto riguarda il titolo, adesso accendo un po' il significato, poi apriamo, credo, nel corso della serata anche in base alle domande che mi farà Bianca, che tra l'altro è autrice della foto di copertina che vedete. Dicevo, adesso accendo un po' al significato del titolo, Non si esce sani dagli anni 10, mi rendo conto un po' spiazzante, eloquente come titolo, che cosa mai significherà. Significa, allora, innanzitutto gli anni 10 a cui mi riferisco non sono quelli del XX secolo, ma sono quelli del XXI, no? Quelli del nostro secolo. Quindi, tecnicamente, quelli che vanno, diciamo, dal 2010 al 2020, quelli che stiamo vivendo attualmente. Il suo significato più semplice e immediato è il seguente, che dal nichilismo passivo, nichilismo paralizzante, dal menefreismo anche, che
da cui siamo affetti, da cui sono affette soprattutto le giovani generazioni di questi anni 10, non ne usciremo sani, non ne usciremo indenni di quest'anno. Questo è il significato generale. Poi avremo modo anche un po' di approfondire. Il nichilismo, mi rendo conto, è una questione molto complessa, non sempre negativo, però mi riferisco proprio a quello negativo. Comunque avrò modo di approfondire anche penso con le domande che mi porta Bianca. Adesso Bianca te la parola. Nell'introduzione il personaggio principale smentisce l'autore e il personaggio principale, perché alla fine certe volte coincidono, certe volte no, però alla fine il personaggio dell'autore fa una nota introduttiva nel quale da un certo punto di vista si presenta come il sottessivo, cioè colui che distrugge le regole del mondo che lo circonda, la società odierna, e dall'altra parte non tanto per diciamo, far sì che le aspettative del lettore, anche quelle più assurde, più controverse, più inaccettabili per la società odierna, vengano appagate, ma allo stesso tempo questo personaggio principale ha difficoltà. Perché? Perché si trova in questo, diciamo, questa civiltà che alla fine lo rigetta in qualche modo. C'è un gatto, questo personaggio è disagiato, però allo stesso tempo reagisce. Come lo è questo, viene solo nell'introduzione si nota questo gap assurdo, cioè passi da un estremo all'altro. Come lo interpreteresti? Diciamo che dall'introduzione emerge un po' l'insofferenza per questo che ho detto poc'anzi, spiegando il significato del titolo, cioè l'insofferenza per questo diciamo nichilismo paralizzante, no? E nell'introduzione, tra l'altro, adesso che mi ricordo meglio, oltre ad emergere un po' questa insofferenza, c'è anche una sorta di autoironia, no? Per dire, ah, io adesso faccio questo libro, verrò accusato sicuramente di essere il solito, non so, anticonformista di maniera, no? Che vuole fare il ribelle, no? E lo dico proprio esplicitamente. Sei un giovinastro. Sei un giovinastro, ma che si ribella, che vuole scioperare, scioperarsi, così dico. Non mi ha stesso un tocchino. Esatto, nell'introduzione. E niente, quindi. Il gatto deriva dalla mia cultura, o deriva dal tuo interiorità nei confronti della civiltà? Diciamo che rientra comunque nel. Allora. Diciamo, è un'arma questo che produce dal deserto di incomunicabilità. Esattamente. Cos'è prima di tutto? Perché magari qualcuno non lo sa. Allora, diciamo innanzitutto che cos'è. Per dire che cos'è questo deserto di incomunicabilità, chiaramente innanzitutto non basta questo libro, perché il libro di poesia non è un saggio, poi anche se fosse un saggio ci vorrebbe un'enciclopedia di saggi e forse nemmeno, forse millenni di storia del pensiero. E non basterebbe. Se dovessimo semplificarlo, semplificarlo, io dico questo. Ognuno si include nel proprio linguaggio privato. Paradossalmente, no, l'era dei social, l'era dei mass media, ma quella in cui si comunica meno. E adesso ne approfitto anche. Si parla di più, ma si comunica meno. Già, un assurdo, ma è così. Ma a parte questo, non sono uno di quelli che adesso vuole fare l'antimoderno a tutti i costi. Perché nel libro, se tu ci fai caso, ci sono anche. La tecnologia al servizio della comunicazione reale. Diciamo la tecnologia al servizio di una società futura, di una società diversa, quindi non sono quello che vuole, diciamo, non è che faccio virgolette l'anarchico primitivista, no? Che vuole tornare, no? Vuole abbandonare totalmente la tecnologia. La tecnologia, se in un contesto di una società diversa, può essere posta al servizio, no? di altri obiettivi. Comunque ti spiego meglio, dato che mi hai fatto la domanda sul deserto di comunicabilità. E ne approfitto appunto anche per spiegare cosa intendevo quando dicevo il titolo nichilismo paralizzante. Dicevo questo, mentre diciamo un certo nichilismo, un nichilismo positivo, più classico, affermava magari che la verità non esisteva, dal momento che diciamo, affermava questo, dal momento che la verità non esiste, si apre diciamo, il viandante è libero di fronte al mare aperto della possibilità. E quindi tutto è possibile. Questo è un nichilismo positivo e propositivo, costruttivo. Invece il nichilismo attuale
quello che la maggior parte delle persone vivono e non ne sono nemmeno consapevoli. È un nichilismo che dice dal momento che la verità non esiste, niente è possibile. È un nichilismo rovesciato, non dice tutto è possibile, quindi costruiamo, possiamo autoprogettarci, no, dice al contrario, no, siamo paralizzati, non sappiamo che pesce pigliare, detto proprio in termini spiccioli. E questo è quello che io definisco come nichilismo paralizzante, come deserto di comunicabilità attuale. E in risposta a questo nichilismo c'è la poesia. Allora, è molto importante questo libro. Questo libro riabilita diversi concetti che nel senso comune attuale sono assolutamente bistrattati. Allora, ve lo dico proprio sinceramente, vediamo se mi vengono tutti, però il primo è sicuramente quello della poesia. Vedo che c'è anche tra persone magari non troppo corte, vedo che hanno interiorizzato anche persone non troppo corte, una sorta, lo chiamo io, di cinismo scientista, si direbbe in termini diciamo tecnico-filosofici, cioè nel senso disprezzo in un certo senso per le facoltà umanistiche a dispetto di quelle scientifiche. Allora, innanzitutto contrapporre facoltà umanistiche a facoltà scientifiche è abbastanza sciocco e avvilente in realtà, perché uno scienziato senza una formazione umanista, oppure la scienza senza la filosofia, insomma, rischia parecchio a mio avviso. E in secondo luogo, molto semplicemente, uno dei messaggi di questo libro è che la poesia può salvare il mondo, nel senso, stiamo vedendo appunto i risultati di questo scientismo privo di qualsiasi formazione umanista, stiamo vedendo i risultati, no, del fatto della gente che dice ma le materie umanistiche non servono a niente, no? Dobbiamo essere tutti merce spendibile, no, sul mercato del lavoro, le discipline umanistiche, la filosofia non è spendibile sul mercato del lavoro, quindi che cosa ne facciamo? Dico che stiamo prendendo i risultati sono un nichilismo paralizzante, invece secondo me la poesia può in un certo senso salvare il mondo. E la poesia che infatti in questo libro ha, cioè la poesia non ha solo funzione di evasione, in primis sicuramente ha funzione di evasione, anche in questo libro dimostra, funzione eversiva dico io, però ha anche una funzione diciamo costruttiva, immaginifica, cioè nel senso, perché cioè, questo libro, no, leggendo, uno dice appunto ha funzione sì immaginifica, però appunto dai delle suggestioni estetiche che poi non vanno da nessuna parte, invece no, perché io voglio, do delle suggestioni estetiche, sono solo degli accenni, è vero, potevano essere approfonditi, però io ho scritto un libro di poesia, non un saggio e nemmeno un romanzo di fantascienza, magari un giorno potrò approfondire questi accenni. Immaginari estetici che appunto però io voglio concatenare a precise proposte etico-politiche. Ed infatti un altro tema che questo libro vuole, diciamo, c'è cioè un altro punto, un altro concetto che questo libro vuole riabilitare, oltre a quello della poesia che può salvare il mondo, è un concetto a causa chiaramente della storia del Novecento, molto bistrattato, anche se non è chiaro, nel senso non è molto esplicito, solo nell'ultima parte, quando dico appunto che diciamo la dittatura borghese sarà sostituita dalla democrazia socialista, si comprende che chiaramente faccio una valutazione del comunismo, inteso chiaramente nella sua essenza reale, no? Quello che non è stato con lo stalinismo e con le degenerazioni totalitarie. Cioè, un comunismo che è, io come definizione, la sono scritta perché è abbastanza chiara, io dico è debita riappropriazione del cielo e della terra ed è in un certo senso la vera democrazia, cioè l'unica democrazia possibile in realtà, cioè la democrazia senza mistificazione, perché la democrazia attuale, quella che si chiama democrazia, tutti possono votare, tutti possono dire liberamente la propria, c'è libertà di opinione, però c'è una grande mistificazione di fondo, c'è la mistificazione che il potere reale è quello che conta, è nelle mani
diciamo, magari non è l'1%, sarà il 10-15%, però comunque nelle mani di una minoranza, insomma. L'utopia del capitalismo è che tutti siano imprenditori, ma non saranno mai tutti imprenditori, per questo il capitalismo è condizionato. E quindi questo libro propone riabilitare anche il comunismo, che è un termine che io non ho affatto paura di utilizzare, perché sono convinto che resta, diciamo, l'unica soluzione razionale per una società non giusta fino a che esisterà il capitalismo. E quindi questo è uno degli obiettivi di questo libro, anche se è uno dei meno, in realtà espliciti, è uno dei meno espliciti, però in qualche poesia credo sia ben chiaro. Un altro, vabbè, dai, magari poi vado a farmi più la nota di libro, adesso non voglio dire. Un riferimento se sta vena futuristica o sì, almeno esatto. Incline a parlare di spazio, galassie, stelle, esatto. Esplorazioni extraterrestri. Quindi che senso hanno nel testo quando fa riferimento a qualcosa che vorresti qui, nel presente, oppure per riferimento sempre ai progetti politici futuri? Ve lo dico subito. Partiamo dal presupposto che un certo gusto, diciamo, per la fantascienza, per il cyberpunk, eccetera. E poi per quanto riguarda il legame con questi, diciamo. Sì, ecco, diciamo che mi sento uno che vive sulla Luna, ecco perché faccio questi riferimenti, ma vive sulla Luna in accezione positiva, perché vivere sulla Luna vuol dire non avere, come ho letto in un libro di Isaac Asimov che mi piace molto, vivere sulla Luna vuol dire non avere un passato ingombrante alle spalle, vuol dire ricostruire tutto da zero, no? Quello del capitalismo è un passato molto ingombrante, no? Invece il comunismo è qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo, che si impone come, diciamo, necessità storica. Okay? E il comunismo lo penso, cioè nel senso, come strettamente legato all'avanzamento tecnologico, no? Al progresso proprio nella sua accezione più potente e anche alla robotizzazione, no? Per esempio c'è, per esempio appunto io dico che il comunismo è il potere a chi fa la ricchezza più la robotizzazione, perché l'obiettivo finale, ad esempio, no? Avevo letto recentemente che fra una decina d'anni una buona percentuale dei lavori che attualmente sono svolti dagli umani saranno sostituiti dai robot. Ecco, chiaramente questo, restando in una prospettiva capitalistica, cioè attuale, questo vuol dire un incubo. Vuol dire licenziamenti di massa e un incubo per la maggior parte dei lavoratori. In una prospettiva comunista questo vuol dire il paradiso, perché diciamo, la gente può lavorare gradualmente meno e sviluppare le proprie capacità umane, quello per cui in un certo senso è nata. L'uomo, cioè il lavoro non mobilita l'uomo, l'attività non mobilita l'uomo, ma l'attività libera, no? Non il lavoro autoriale, non è normale lavorare. Questa cosa l'affermo da sempre, bisogna ridurre gradualmente fino a che la tecnologia ce lo permetterà. Quindi diciamo che questi riferimenti, diciamo, no, un po' stellari, un po'. Anni 10, no? Proprio anni 10, pienamente anni 10, sono anche, no, in virtù di chiaramente queste proposte etico-politiche. Mettiamola così. E però poi una cosa che colpirà tutti, penso, quelli che leggeranno il libro è. Da questo libro, oltre all'aspetto, diciamo, politico, politicizzante o futurista, esce un particolare della società futura, almeno quella che tu aspetti, ovvero la concezione dell'amore. Va, chiaro, ok. Che è presente quasi, cioè, gradualmente nel libro cambia, si evolve, però più o meno rimane egualitaria e abbastanza libera. Cioè, potresti. Sì, allora, la concezione. Allora, innanzitutto questo è uno dei primi libri italiani, ce ne sono degli altri. Per esempio vi consiglio il libro, che premetto che non sono stato pagato per farlo, il libro che ho letto più da me, nessuno mi ha detto di consigliarlo, però mi è piaciuto molto, non so se lo conoscete, si chiama La zoccola etica, è un libro che è stato tradotto da 2-3 anni in Italia, è stato scritto da
due psicologhe americane negli anni 90. Lui da pochi anni è stato tradotto da Hall, che è un